San Pio, con la parola e con l'esempio, è stato maestro di mansuetudine, di pazienza, di sopportazione e di santità. Padre Pio era consapevole di impersonare il Figlio di Dio mentre chiede perdono al Padre per i peccati del mondo. Sono alcune delle riflessioni proposte da Monsignor Mario Pacello, vescovo di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti, il 21 settembre del 2005, celebrando una santa messa nella novena di San Pio nella nuova chiesa a lui dedicata. Io, prigioniero del Signore, per tutta la sua vita, Padre Pio, San Pio, si è fatto prigioniero del Signore nel confessionale per dire a folle immense, innumerevoli e a singole persone: io vi esorto a comportarvi in maniera degna della vocazione. Ed è stato maestro, come ci ha detto Paolo nella prima lettura, maestro con la vita e con la parola di umiltà, maestro di mansuetudine, nonostante i suoi momenti duri e forti, maestro di mansuetudine davanti al Cristo crocifisso, davanti alla Chiesa. È stato maestro con la parola e con l'esempio di pazienza, di sopportazione amorosa dei fratelli. È stato maestro nel confessionale di unità dello spirito, maestro di pace. È stato maestro di santità. È stato l'apostolo che ha detto ad ogni persona, come ci ha detto oggi Paolo: Dio è Padre di tutti, sopra di tutti. Dio è, per mezzo di Cristo, Padre di tutti. Dio è presente in tutti. Tutto questo perché l'ha fatto Padre Pio? Per edificare la Chiesa corpo di Cristo, per aiutare ognuno ad arrivare all'unità della fede, alla conoscenza del Cristo, alla santità. Un cammino di preghiera, di fede, di ascolto, di celebrazioni verso la festa di Padre Pio, attraverso la meditazione di ogni giorno, attraverso l'Eucaristia di ogni giorno, attraverso questa esperienza di unità intorno a Cristo e alla tomba di San Pio, non può che essere per noi un fortissimo richiamo a guardare a questo modello e a imitarlo e incarnarlo e portarlo nella nostra vita.